Questa settimana si è riunita ben due volte proprio per permetterci di ottenere l'agibilità. Ci aveva prescritto alcuni lavori urgenti da fare che in collaborazione con il Comune in pochi giorni abbiamo realizzato. A tal proposito volevo ringraziare la ditta Scarnato, la ditta Edile Scarnato, la Fursol e l'impresa di pulizia del Colle, che si sono attivati insieme a noi, hanno fatto sacrifici enormi affinché lo stadio fosse pronto. Due numeri che sono questi: in sostanza la Commissione ha deliberato 3.934 posti, 34 2.934, di cui 2 3.934, di cui 2.306 Urbano, 923 in tribuna, 50 per i diversamente abili nella parte inferiore della tribuna e 655 in curva sud. Aggiungo che abbiamo espresso alla Commissione, ma in questa settimana ci sono stati ripetuti incontri con l'assessore e con i dirigenti comunali, che è nostra intenzione lavorare sin da lunedì per far sì che lo stadio possa aumentare questa capienza. Per quanto mi riguarda, vorrei sottolineare un aspetto. Non è, diciamo, di consueto che si dia una conferenza stampa tra un'istituzione sportiva e un'istituzione pubblica, in questo caso il Comune di Campobasso. Questo è segnale della perfetta, diciamo, assonanza che c'è tra l'istituzione pubblica e il Comune di Campobasso con la società calcistica. Questo non significa commistione di ruoli, anzi tutt'altro, separazione di ruoli nella chiarezza, ma sicuramente l'amministrazione comunale, il sindaco di questa città saranno vicini alla società territoriale di dare un sostegno, un contributo alla società. Come istituzioni noi saremo vicino alla società. Dicevo, c'è un grande afflato tra la società e le istituzioni e non poteva essere diversamente. Noi abbiamo tenuto sempre questa linea di condotta, ma soprattutto questa volta. Sono certo che la società ha buoni propositi, tant'è che ci ha richiesto, è cosa che non succede spesso, di andare verso una convenzione tra la società e il Comune di Campobasso. Questo significa che vuole fare dei programmi a medio e a lungo termine. Non si vuole chiedere l'utilizzo del campo per un anno e poi scappare, ma significa avere una prospettiva per questa città nell'ambito calcistico. Che la Commissione dicesse fino in fondo i lavori che si dovevano effettuare per farli puntualmente e li abbiamo rifatti tutti puntualmente, tant'è che questa mattina non c'è stato niente da eccepire, anzi io ringrazio ancora una volta la Commissione, il viceprefetto, il dottor Pigliacelli, che è presente alla Commissione, per cui hanno dato per tutta la stagione calcistica l'agibilità dello stadio. Certo c'è l'impegno da parte del Comune di Campobasso e della società a migliorare questo impianto. Io mi auguro, come dicevo poc'anzi, che la società possa giungere quanto prima a livello professionistico, in modo che la classe politica, tutto, quando dico classe politica non parlo solo del Comune ma anche della Regione, si deve porre il problema che questo è uno stadio non a tiratura comunale ma a tiratura regionale, perché noi abbiamo ospitato partite importanti, abbiamo visto altri palcoscenici. Per quanto riguarda la curva nord, la curva Sforrano, che ha toccato il direttore Porcino, lì abbiamo un finanziamento, un cofinanziamento tra la Regione Molise, l'ex diciamo, la passata giunta regionale, con il Comune di Campobasso per 75.000 euro per collocare circa 2.000-2.500 poltroncine di plastica nell'anello inferiore della curva Scorrato. Quindi anello inferiore significa riaprire quella curva e mettere quelle poltroncine diciamo, a riparo dalle intemperie. Abbiamo speso fino ad oggi, in questi 4 anni e mezzo, circa 1.200.000 euro su questo stadio, tra gli 800.000 euro che ci ha dato la Regione Molise e i 400.000 euro circa che ha messo questa amministrazione con soldi propri, con fondi propri, ogni anno per mettere a norma lo stadio. Quest'anno abbiamo voluto fare insieme alla società, abbiamo dato anche un decoro ulteriore, la società, i tifosi soprattutto vanno Sì, ringraziati, c'è la parte soprattutto dei i tifosi tifosi. generali. Il look che avete visto all'interno dello stadio, abbiamo ripulito anche il fossato intorno allo stadio, abbiamo recimentato tutte le piante che sono qui davanti, abbiamo tutto potate, qui sono recimentate, cioè hanno un senso di decoro migliore allo stadio, tutte le vie di fuga delle acque, le caditoie sono state ripulite. C'è rimasto, lo voglio dire,
la curva Monforte, diciamo la tribuna Monforte, che va rimessa in perfetto stato, e c'è l'impegno per farlo, dobbiamo vedere insieme alla società anche nell'ambito della convenzione come fare, ma quell'area va comunque bonificata, va comunque resa agibile. E io mi auguro, ripeto e chiudo, che con i prossimi anni la società potrà ambire a palcoscenici maggiori, e sicuramente questo è un problema che si dovrà porre, si porrà, e se lo dovrà porre anche la classe politica a tutti i livelli, ripeto. Quindi non mi resta altro che fare un bocca al lupo alla società, sperando che domani i tifosi siano in massa presenti allo stadio, speriamo che possiamo esordire, non lo dico con che, e soprattutto io penso che questo sia il primo passo di un lungo viaggio insieme. Grazie. Grazie.